Do you speak digital? Informazioni, opportunità e business nell'era digitale. È il titolo dell'evento organizzato da CNA, CNA Next Emilia Romagna e Digitali Imprese, quest'oggi presso l'Almagià, un'occasione per confrontare, riflettere e divulgare le opportunità del digitale e dare un'occasione di incontro tra imprese tradizionali e imprese digitali. Quanto è importante per le realtà del nostro territorio essere al passo coi tempi e quindi affrontare in maniera corretta anche quello che è il digitale? Direi che è fondamentale, i dati ci dicono che oggi chi investe nel digitale, nonostante la crisi, riesce comunque a crescere con delle performance non indifferenti e quindi noi come CNA a livello nazionale abbiamo firmato questo accordo con dei player della digitalizzazione che sono Google, Amazon, Seat Pagine Gialle, Registro.it, proprio per incrementare la digitalizzazione delle nostre piccole e medie imprese. In Italia ne abbiamo 4 milioni, il 95% di queste sono microimprese e tutte a tutti i livelli possono veramente giovare da una digitalizzazione, che può essere una digitalizzazione non solo in termini di comunicazione, perché non parliamo solo di social, ma parliamo proprio di digitalizzare i processi, di digitalizzare la propria organizzazione aziendale, quindi direi che non è importante, è proprio il futuro. E rispetto al nostro territorio? Diciamo il territorio ravennate, a che punto è? L'imprenditore, il piccolo, medio imprenditore ravennate è abbastanza digital. Diciamo che secondo me si stanno digitalizzando, anche il successo di questa iniziativa, perché abbiamo avuto una sala con gente in piedi stamattina, ce lo dimostra, anche le risposte dal pubblico, abbiamo fatto questa cosa del sondaggio in tempo reale, vedo che cominciano ad essere sul pezzo imprenditori di vari settori, infatti abbiamo fatto vedere anche delle pillole video e ovviamente c'è da fare di più, c'è da fare molto di più, però io vedo che rispetto a qualche anno fa le menti si stanno aprendo ed è questa la cosa fondamentale. L'interesse delle piccole e medie aziende italiane verso il mondo digitale è crescente. Noi abbiamo aperto le nostre porte in Italia nel 2010 con il sito, nel 2011 con il marketplace. Abbiamo visto un crescente interesse delle piccole e medie aziende verso il mondo dell'online e verso il mondo del marketplace di Amazon. Le aziende secondo me stanno sempre più capendo che il trend del digitale è un trend che non si può evitare. Ad oggi ci sono la metà della popolazione italiana accessa al web, la popolazione italiana sempre di più utilizza il web per informare le proprie decisioni di acquisto, a volte conclude anche il processo d'acquisto sul web, quindi questa è un'opportunità che va presa e non un qualcosa in concorrenza con il canale tradizionale. Noi vorremmo provare ad essere il motore attraverso il quale i piccoli imprenditori italiani del Made in Italy colgono tutte le potenzialità della rete. Abbiamo visto stamattina un dato impressionante: il 40% degli imprenditori italiani crede che internet non serva per la propria azienda. Non è vero? Si pensa che internet sia solamente il commercio elettronico, ma in realtà la rete è un modo per trovare anche il cliente che sta nel palazzo di fronte, per fare analisi di mercato, per capire quali sono le nuove tendenze, per farsi venire nuove idee sui prodotti. Per questo ci siamo messi insieme a CNA e lanciamo oggi un grande tour sul territorio italiano per parlare agli imprenditori e raccontargli come ci può essere un'alleanza tra le grandi piattaforme web internazionali come Google e i piccoli del Made in Italy. Google è un'azienda strana, una piattaforma strana. Il nostro mestiere non è tenere gli utenti sul nostro sito, ma è mandarli a scoprire i siti degli altri. Per funzionare bene vogliamo che i siti degli altri siano fatti nel modo migliore possibile e che chi cerca su Google prodotti del Made in Italy trovi il meglio della nostra produzione manifatturiera artigianale.